Presidente Marsiglio, con le nomine dei direttori delle ASL di Teramo e Pescara si chiude il cerchio per quanto riguarda la sanità abruzzese? Sì, abbiamo finalmente tutta la squadra in campo, da lunedì prenderà servizio anche il direttore Ciamponi, di Giosia a Teramo è già in servizio, lo era già come facente funzioni e quindi questa, diciamo, rinnovata squadra darà ulteriore impulso alla crescita della sanità abruzzese. Ha sottolineato in conferenza stampa quanto siano importanti le ASL di Pescara e soprattutto Teramo. Sono tutte importanti le ASL abruzzesi e quindi è ora che anche queste due hanno, come dire, un nuovo vertice in maniera stabile per i prossimi anni, si potrà fare programmazione in maniera ancora migliore e possiamo concludere a breve, a cominciare dalla rete ospedaliera, possiamo finalmente concludere questo processo che porta al confronto con il governo. Nelle prossime settimane andremo al tavolo a Roma e cercheremo di chiudere soprattutto questa trattativa che è durata ormai troppo tempo, troppi anni, che l'Abruzzo non ha una rete ospedaliera approvata e che non consente di accedere ai fondi dell'edilizia sanitaria, oltre che di altri progetti, ed è questo oggi assolutamente indispensabile per fare il salto di qualità.